Non pienamente, probabilmente non poteva essere diversamente, perché io capisco la sua difficoltà avendo ereditato una situazione fortemente deteriorata, sicuramente deteriorata nel corso degli ultimi 5 anni, da quando è stato fatto l'ultimo progetto di allestimento del 2017, poi rivisto nel 2018, ma interrotto per disaccordi noti a tutta la città tra il gestore e il comune, che si sono riverberati anche su Santa Maria della Scala, cioè una cosa antica. Il problema è che a questo punto la situazione è veramente deteriorata, quindi ho apprezzato il fatto che la sindaca abbia preso coscienza di questo stato di deterioramento, abbia verificato, ma il problema rimane, perché appunto quelle sale sono delle sale non adeguate a conservare le opere che stanno conservando, quindi c'è un'azione che va fatta urgente. Ho apprezzato che abbia detto di verificare in prospettiva la possibilità finalmente di dare una forma di direzione al museo civico, perché è paradossale che un museo importante come questo non abbia un direttore, cioè siamo in mezzo al patrimonio, uno dei grandi patrimoni europei. E poi niente, sul buon governo tendo a sottolineare un fatto, che la seconda fase di studio del buon governo necessita di un'equipe scientifica costruita con l'Università di Siena. Con l'Università di Siena, dove esiste un dipartimento di scienze storiche e beni culturali con studiosi di primo livello a livello europeo e che è stato anche dichiarato dipartimento di eccellenza dal Ministero dell'Università. Quindi insomma abbiamo degli esperti forti che non possono essere tenuti fuori da un processo di riflessione su un'opera che conoscono come le loro tasche, sono in grado di contestualizzarla, di dare anche i necessari supporti al restauratore, che i restauratori non sono solo dei tecnici che pitturano questo o quello, hanno bisogno di persone che rispondano in modo competente alle loro domande su singoli aspetti del restauro. Quindi credo che questo sia un passaggio fondamentale su cui spero insomma che di poter essere ascoltata, perché fino ad ora è stato sempre risolto negli ultimi anni tutto quel che riguardava il buon governo e il museo è stato risolto con le competenze interne al comune, ma questi sono terreni altamente specializzati che non possono trovare risposta solo là dentro.